che ovviamente non era scontato, perché ci garantisce risorse durature per l'Ucraina, ma anche perché non prevede solamente questo. Come lei sa, l'Italia chiedeva una logica di pacchetto, chiedeva di rispondere con le risorse europee anche alle necessità più impellenti per i cittadini, per i nostri cittadini. Chiedevamo più risorse per l'immigrazione, nella revisione del bilancio ci sono 10 miliardi in più sul tema della migrazione. Vale la pena anche di ricordare che 8 di questi miliardi sono dedicati alla dimensione esterna e quindi a lavorare per prevenire i flussi migratori, a lavorare per difendere i propri confini, cioè esattamente quello che l'Italia ha sempre proposto. Dopodiché c'è la piena flessibilità nei fondi di coesione per garantire competitività, altra terzo punto della revisione del bilancio pluriennale e altra storica, diciamo così, richiesta dell'Italia. Non era facile trovare una soluzione, noi siamo sempre stati convinti che una soluzione a 26 sarebbe stata un problema, un precedente pericoloso. Abbiamo lavorato molto per una soluzione a 27, abbiamo portato a casa una soluzione a 27 e quindi, diciamo, una volta tanto possiamo dirci che siamo molto soddisfatti di come sono andate le cose. Presidente, cosa pensa delle immagini di Ilaria Salis in catena? Glielo chiedo perché non abbiamo avuto modo di commentare. E ci sono dei margini secondo lei per scontare un'eventuale detenzione in Italia? L'ha chiesto Orban, com'è lo stato d'arte? Guardi, il tema di un'eventuale detenzione in Italia va discusso, come lei sa, quando sapremo come andrà il processo, perché anche io ho sentito molte parti di dibattito in Italia, ma devo segnalare che, a differenza di quello che molto spesso si è scritto in Italia, anche in Ungheria c'è l'autonomia dei giudici e, diciamo, i governi non entrano nei processi, quindi questo non è oggetto di quello di cui io posso parlare oggi con il primo ministro ungherese. Quello di cui io ho parlato col primo ministro ungherese, come faccio per tutti gli italiani che sono detenuti all'estero, è garantire che ai nostri connazionali venga ovviamente riservato un trattamento di dignità, di rispetto, un giusto processo. Mi permetto di dire anche un veloce processo, nel senso che mi ha colpito che chiaramente si sia aperta l'udienza chiusa, rinviata a maggio se non vado errata. Spero che su questo si possa fare magari qualcosa di più. Per il resto però né io né Orban possiamo entrare oggi nel giudizio che compete alla magistratura. Io posso solo sperare che Ilaria Salis sia in grado di dimostrare la sua innocenza, la sua estraneità da questa banda del martello cosiddetta. E chiaramente noi con l'ambasciata e con il governo, come facciamo con tutti gli italiani, garantiamo il nostro massimo, e lo abbiamo fatto dall'inizio, da molto prima che ci fosse questa polemica, garantiamo tutta l'assistenza che dobbiamo.